La bandiera blu, il riconoscimento della FAE che certifica la qualità delle acque e delle spiagge, è stato assegnato anche quest'anno alla città di Policoro. Il comune ionico è riuscito a mantenere alti gli standard qualitativi e quantitativi richiesti dal riconoscimento internazionale, tra cui la qualità delle acque di balneazione, la pulizia delle spiagge, la conservazione della biodiversità degli ecosistemi marini, i servizi per i disabili. La cerimonia di consegna ha avuto luogo martedì 9 agosto sul lungomare di Policoro, alla presenza di rappresentanti istituzionali e di tanti cittadini. Un lavoro di squadra portato avanti negli anni che si è avvalso della collaborazione degli operatori del turismo e del settore ambientale e che mira a coinvolgere sempre di più i comuni limitrofi per salvaguardare lo sviluppo sostenibile diffondendo le buone pratiche. Ad allietare la serata la musica della Symphonic Band Junior a cura dell'associazione Alessandro Vessella della città di Policoro. Un traguardo importante per la città di Policoro che comporta un impegno costante per preservare il paesaggio e diffondere le buone pratiche che favoriscono la sostenibilità ambientale. Sì, è una grande soddisfazione, il settimo anno consecutivo che viene dato a questa città questo riconoscimento della bandiera blu. Io ringrazio l'amministrazione Mascia che lo ha continuato questo percorso per i 5 anni di durata della sua amministrazione, un percorso iniziato 9 anni fa, un percorso bello che ha portato il comune di Policoro per primo rispetto alla costa ionica ad avere questo riconoscimento, che è un riconoscimento importante di alcuni servizi che ci sono sul territorio, che certifica l'esistenza di questi servizi, dalla qualità dell'ambiente alla raccolta differenziata piuttosto che al salvataggio a mare per la balneazione. Quindi un riconoscimento importante da questo punto di vista. È iniziato un percorso che anche altri comuni hanno continuato, hanno iniziato anche loro diversi anni fa, perché lo scopo è quello di fare della costa ionica lucana una costa certificata come bandiera blu. È un modo per concepirsi come sistema turistico tutti quanti insieme, nella consapevolezza che soltanto insieme noi potremo affrontare e vincere la sfida del turismo. Si parte dalla bandiera blu, ma l'elemento importante sarà quello di perseguire l'iniziativa che è stata lanciata in questi giorni di candidare la costa ionica lucana come capitale italiana della cultura attraverso il riconoscimento reciproco che abbiamo tra di noi comuni dell'elemento Magna Grecia che ci caratterizza, che ci identifica anche verso l'esterno. Quindi c'è necessità di collaborazione con gli altri comuni, c'è necessità di affrontare insieme questi percorsi nella consapevolezza che soltanto insieme possiamo riuscire a vincere la sfida del turismo. L'ARPAB esprime grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dal Comune di Policoro, ma si impegna a mettere in campo tutte quelle azioni che mirano a tutelare e a preservare l'ambiente in Basilicata. Noi siamo orgogliosissimi che per l'ennesimo anno tutta la costa ionica e Policoro in particolar modo abbia conservato questo prestigioso traguardo della bandiera blu. Da parte nostra, cioè da parte di ARPAB Basilicata, faremo di tutto affinché il nostro mare possa essere di continuo monitorato e possa conservare le qualità eccellenti che in questo momento ha. Tutto il mare ionio, sia dello Ionio che del Tirreno, è in piena salute, perché dai dati che vengono riscontrati, cioè nel quadriennio 2018-2022, ci restituiscono un mare in perfetta salute. Noi vigileremo sulla salute del nostro mare, così come stiamo facendo con controlli che vanno dal mese di aprile fino al mese di settembre, affinché queste qualità continuino ad essere preservate e affinché la balneazione possa avvenire in perfetta sicurezza e affinché la Basilicata possa continuare ad essere meta di turismo nazionale ed internazionale.